Innanzitutto l'amministrazione regionale, l'amministrazione Toti in questi 4 anni ha investito cifre importanti per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica. E io vorrei partire proprio da questo, ovvero dai 6 milioni di euro che noi abbiamo attraverso il fondo strategico dato alle varie arti di Genova, di Imperia, di Savona, di Spezia per fare interventi di recupero di alloggi, perché noi siamo dell'idea che gli alloggi ci siano, debbano essere recuperati, devono essere messi a posto per poter essere consegnati ai cittadini. Non dimentichiamo ad esempio su Genova i 7 milioni e mezzo di un fondo nazionale che come Regione Liguria abbiamo lavorato per avere questa cifra importante, che abbiamo deliberato per l'operazione di Begato, un'operazione storica straordinaria che sta andando avanti molto bene, dove noi praticamente ricostruiamo ex novo un quartiere che sappiamo essere in grave difficoltà e quei 7 milioni e mezzo li abbiamo già trasferiti al Comune di Genova per poterli spendere proprio per questo progetto. C'è anche un grave problema che spesso viene dimenticato, ovvero quelle famiglie che non riescono a pagare l'affitto, ma non riescono a pagarlo proprio perché non possono, perché hanno difficoltà economiche. Noi stiamo portando avanti con contributi concreti, si parla di circa 300.000 euro all'anno, i fondi che noi diamo alle arti o ai comuni per fare in modo che quelle famiglie che non possono pagare comunque non siano messe nelle condizioni di abbandonare i propri alloggi. Quindi un lavoro difficile in tempi particolarmente difficili, anche perché non dimentichiamo che la crisi economica nazionale ha portato ad allargarsi l'impoverimento nella classe sociale. Quindi anche quelle famiglie che fino a ieri non avevano questo tipo di problemi, adesso hanno anche loro problemi sulla casa. Ecco perché abbiamo modificato la legge regionale. E siamo un modello a livello nazionale su questo, molte regioni ci stanno copiando. Proprio nei giorni scorsi ho trasferito parte del mio testo di legge ai colleghi del Piemonte perché stanno prendendo in seria considerazione il nostro operato. Proprio per fare in modo che anche quelle categorie, quelle famiglie che prima non potevano rientrare per le graduatorie, per le case popolari, adesso possano. E mi riferisco per esempio alle donne sole, ai papà separati, a tante realtà, a chi ha disabilità gravi in famiglia, alle persone molto anziane che adesso potranno avere degli alloggi. Stiamo lavorando molto, ogni anno vengono date, liberate più case, recuperate più alloggi e quindi di questo siamo molto soddisfatti. Certamente l'esigenza, la richiesta è tanta, ma stiamo dando delle risposte puntuali e precise. Oggi quanti sono gli alloggi e quanti ne mancano per le tante richieste che arrivano? Ma sicuramente qui andiamo a cifre con il doppio zero, perché comunque alloggi che ne mancano noi dovremmo averne qualche decina e centinaia in più, quello è sicuro, però li stiamo recuperando molti e stiamo facendo un'operazione incredibile. Anche quando, per esempio, ci siamo trovati in situazioni di emergenza, siamo comunque sempre riusciti a dare risposte alle famiglie. Quindi in questo momento non ci sono famiglie dimenticate, non ci sono situazioni dimenticate. Certo, ogni anno aumentiamo di 100-200 alloggi in più, parlo prevalentemente di Genova dove le richieste sono maggiori, ma credo che il trend sia positivo. Arrivare ad una soluzione totale e precisa del problema è difficile perché ogni qualvolta tu risolvi una cosa, ovviamente la crisi che stiamo vivendo ci apre ad ulteriori problematiche, ma siamo sulla strada buona, quindi diciamo che le liste d'attesa si stanno sciogliendo, si stanno velocizzando nella consegna di alloggi.